Bonaro, è Don Carlo Saporito! Non si deve sentire bene perché ha appena trasunto mai tu, mamma sotto la mari! Se me la tengo a banata, già cacciato il mazzoletto e sto passando con fa. Don Carlo? Don Carlo? Aiuto, non devi farlo entrare! Sì. Don Carlo, accomoda! Piano piano! Che ne so, quelle cose che ti vengono così quando meno te le aspetti. Mari, pigli il bicchiere da? Sì. No, mi farebbe più male che bene. Io sto tutto sull'altro. Ma che è successo? Donnella, come una bella giovane. Guarda. Da un momento all'altro, mentre mi accingeva a suonare il campanello di casa nostra. Ma ieri sera che vi siete mangiato? Io? Ieri sera che mi sono mangiato? Niente. Un bicchiere di vino. Un bicchiere di vino mi rimette su me. Mari, pigli un fiasco di vino. Mari, pigli un fiasco. Ehi, su. Ma che su? Che cosa? Niente. Sono maccheroni di ieri. Ah. Io mi sa di scaldare perché a mio nipote le piace, ma se sono tutto quanto azzeccato sotto. E che fai di buttare? Mi sono distratta. Ma guarda qua, coppa qua. Ma coppa qua, veramente. E posso assaggiare? Non assaggiate. No, perché sapete che sto pensando? Se posso nipote non se li mangia, ma mi immagino in piedi, yeah. Perché se adesso con quel bicchiere di vino a digiuno, ma speriamo se no, non lo so. Favorite. Io non lo sapevo che stava qua, ho bussato così alla vostra porta, perché guardate qua, guardate che faccella che ha fatto, guardate, non si può mai stare qui. Io pure non mi sento tanto bene. Fatta una nuttata, tengo la bocca imbastata, un caffè dell'anno dato qua. Chi lo sa mangiato una porzione maccarone scarpato, un bicchiere di vino e tre sorbo, sta a posto, no? Sì, ma però c'ho chiuso, non mangio più, Basta, basta, non ti sei sentito bene, è meglio che te mantiene lì giro. Sicché la famiglia Cimaruta dorme tranquillamente, serenamente, spensieratamente. Dorme? Come dormono tutte le famiglie? Ma perché vi dispiace? A me? No, donna, perché mi dovrebbe dispiacere, Gesù? Per carità. E anche dobbiamo la vostra visita a quest'ora? Ah, niente, Don Pasquale, non vi impressionate. Don Carluccio, si è sentito male sulle scale. Io ve lo dissi, se non vi curate questa debolezza, ve ne andate all'altro mondo. Ah, speriamo di no, speriamo.